Buongiorno famiglia. En mi debilidad me haces fuertes, cantano i brotes de olivo. Nella mia debolezza tu ti fai forte, tu mi fai forte. E la mia debolezza non è motivo di impedimento perché la tua forza sia, la tua grazia si riveli in me. Questo è un po' anche il grande senso di questo martedì santo che incontreremo nella lettura del Vangelo. Allora, famiglia, all'ascolto, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo la parola di Gesù attraverso il Vangelo di Giovanni, siamo al 13° capitolo. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: Quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: Compra quello che ci occorre per la festa. Oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Rispose Gesù: Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Famiglia all'ascolto, intanto buongiorno a tutti ancora una volta. Abbiamo appena iniziato la settimana santa e il mio sentimento personale che vi condivido è che le parole dovrebbero certamente tacere. C'è una spiritualità, una magia tutta particolare in questa settimana dell'anno, che origina dalla Domenica delle Palme, no? E ci porta lentamente verso i giorni del Triduo. E in questa settimana si può dire veramente che io avverto chiaramente che la comunità cristiana, la Chiesa nel mondo è un'unica comunità che partecipa tutta quanta ai momenti liturgici. Il giovedì santo, poi l'azione liturgica del venerdì santo e poi la notte di Pasqua. E allora oggi vediamo solamente un piccolo frammento di questo avvicinamento, un tassello, che ci aiuta un po' ad avvicinarci a quel triduo. Il capitolo 13°, abbiamo ascoltato un frammento, contiene il racconto dell'ultima cena e Giovanni lo descrive in un modo unico. Una forma originalissima rispetto ai Vangeli sinottici. Per esempio abbiamo la lavanda dei piedi e il tradimento di Giuda, che abbiamo ascoltato adesso. Due momenti fondamentali da un punto di vista narrativo. È una scelta incredibile di Giovanni, che praticamente coglie questi dettagli simbolici e fortissimi, simbolizzati, della vita reale, dell'esperienza dell'ultima cena, perché deve annunciarci qualche cosa di grande, che prende parte alla lettura di salvezza della Pasqua.
e che contiene già tutti gli elementi di glorificazione, di gloria, di vittoria sulla morte. La prima parola però è una parola estremamente forte ed è questa. Gesù era profondamente turbato. Questa parola viene usata e questa espressione è rara nei Vangeli. In Giovanni è un pochino più frequente. Gesù è profondamente turbato in questo testo. Sta per avvenire qualche cosa ed è appunto il tradimento di Giuda, ma il turbamento di Gesù è un momento anche di gloria in qualche modo, lo vedremo tra poco. Questa parola, profondamente turbato, è presente nella carica emotiva, anche quando nel capitolo undicesimo, è avvenuta la risurrezione di Lazzaro. In quel testo, i sentimenti di Gesù vengono espressi così. L'Evangelista ricorda che Gesù si commosse profondamente. E poi scoppiò anche in pianto, ricordate? C'è tanta partecipazione emotiva. E questa cosa noi ce la dimentichiamo, carissimi amici. Noi abbiamo un po' questa visione che probabilmente discende anche un po' da una certa clericalizzazione all'interno della nostra religione, cioè Gesù il sommo sacerdote, Gesù è colui che in un modo quasi ieratico, no? E solamente sacerdotale pende dalla croce, una persona distaccata, forse troppo distante, separata dalle nostre vite, ce lo dimentichiamo spesso che Gesù era palpitante di umanità. Un'umanità piena, ed è colui che ormai intuisce e intravede l'ora ultima, che è quella di dare la vita, e non può non fremere da una parte di timore, di dolore. Le sue viscere fremono anche di compassione dinanzi ai suoi discepoli che non comprendono, che non possono comprendere, e davanti a Giuda che tradirà. E Gesù dice appunto: voi non potete seguirmi. E anche a Pietro lo ripeterà alla fine: tu non puoi venire anche se vorresti, perché non è un'attitudine, una capacità, una virtù che tu abbia in dotazione la possibilità di seguire Gesù. La sequela non è possibile alle forze umane. E allora questo profondamente turbato esprime un po' come una sorta di voragine, un buco nero, nel quale l'umanità tale e quale non può sopravvivere. È un momento in cui si manifesta il mistero delle tenebre, è un momento in cui il mistero della iniquità nel mondo, del male, è più grande di qualsiasi capacità nostra di comprensione, né tantomeno di metterci mano. E certo, carissimi amici, se solo guardiamo alla cronaca, guardiamo al nostro mar Mediterraneo disseminato di morti, oppure alle guerre da ogni parte, le guerre dimenticate. Non solo quelle nel nostro continente. Tutto questo non può che lasciarci sgomenti e ci lascia letteralmente senza forze. Questo mistero di iniquità è quello che si realizza e viene catturato in qualche modo dalla comprensione di Gesù, il quale nel suo profondo turbamento non c'è solamente l'umanità e la partecipazione, come abbiamo detto, emotiva, ma c'è la partecipazione di Dio al mistero del male, al quale l'uomo paradossalmente si affeziona come se fosse qualcosa di più buono, di più gratificante della presenza di Dio. È un mistero al quale Dio stesso assiste e sottostà, lasciandosi uccidere, dando la sua vita. Nel capitolo dodicesimo di Giovanni, ancora una volta si esprime questo profondo turbamento. Al versetto 27 del dodicesimo capitolo, Gesù dice durante l'ultima cena: adesso, ora, l'anima mia è turbata. E che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Vedete come lentamente si progredisce verso il brano di oggi. Anche qua c'è il profondo turbamento di Gesù, ma questo turbamento per Gesù non è motivo di timore e di retrocedere, tentazione di retrocedere rispetto all'offerta della sua vita. Padre,
dirò forse salvami da quest'ora, cioè togli da me questo calice, allontanami da questo pericolo, salva la mia vita. Ma Gesù stesso dice a loro, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Quest'ora è il momento favorevole, è il momento della salvezza, il momento della croce, il momento della risurrezione. Insomma, il turbamento di Gesù ha a che fare principalmente con l'arrivo di questa ora che è l'ora della battaglia finale, se volete, nella quale però nel dodicesimo capitolo Giovanni, dalle labbra di Gesù, registra e riferisce queste parole. Quest'ora della battaglia finale non è l'ora della morte, ma è l'ora, dice Gesù, in cui il principe di questo mondo verrà gettato fuori. Ecco, vedete, solo in parte quest'ora di prova si riferisce al tradimento di Giuda. Cioè c'è una. Giuda è un po' un semplice strumento, se volete, e viene da dire, secondo alcune letture, che è uno strumento al pari degli altri discepoli che non capirono molto di quello che Gesù stava attuando, uno strumento inconsapevole. Inconsapevole certamente perché ignora la portata degli eventi che succederanno dopo di questo. E paradossalmente dall'altra, si tratta di una felice colpa, forse, come avrebbe detto Sant'Agostino, riferito al peccato dei progenitori, Adamo ed Eva. Quindi Adam nel paradiso terrestre, felice colpa perché ci ha meritato e ha causato in qualche modo l'occasione della redenzione. Insomma, l'ora della battaglia è questo il tema fondamentale. Giuda, strumento nelle mani del diavolo, come dice il testo, è colui che sta tradendo, ma il momento è l'ora in cui ci sarà la battaglia che comprende al suo interno, in modo concomitante, anche la vittoria. Infatti, nel Triduo che celebreremo anche quest'anno, questo momento, l'ora favorevole, si dispiega in 3 giorni. Cioè il Triduo non è altro che il dispiegamento di un unico mistero che si realizza in un'ora precisa. E poi il Triduo liturgicamente nella storia della Chiesa si sviluppò ulteriormente, si dispiegò nella settimana santa. Quindi il Triduo sviluppa l'unica ora, l'ora del Golgota e anche l'ora della risurrezione. E in questo Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato è Gesù colui che decide che si dia inizio alla passione. E infatti il punto centrale del Vangelo, sapete qual è? Ed è quello che rilevano e sottolineano tutti i commentatori, è facilmente evidenziabile. Fino all'ultima cena, fino a quel momento, Gesù ha ricevuto minacce di morte, diciamo. Ma ad un certo punto, durante l'ultima cena, nel punto più intimo, che è il contatto con i suoi 12, Gesù annuncia il tradimento. Tutti gli domandano chi è. Giovanni solo, da parte di Pietro, si accosta al petto di Gesù, così come erano seduti in questa sala, durante l'ultima cena, inclinati, no? Quindi quasi mezzo distesi, se volete, prendendo questo pasto in un momento di particolare intimità e familiarità, e in quel momento Gesù prende il boccone intinto nel piatto e lo dà a Giuda. Ecco, quello lì è un po' l'inizio, è l'inizio del percorso di passione. Dice il testo di Giovanni, infatti, da quando diede questo boccone a Giuda, il Satana entrò in lui. E Gesù gli dice, ora quello che vuoi fare, quello che hai deciso in cuor tuo di fare, fallo. Gli altri non capiscono, gli altri discepoli, ma dopo il boccone Satana entrò in lui. È un testo di forza impressionante. Da qui iniziano gli eventi della passione, con una regolarità impressionante, vengono narrati da Giovanni, perché da questo momento Giuda prende il boccone, esce, va a chiamare le guardie e tornerà in forze per poterlo arrestare. Cioè, da qui in poi il processo è estremamente dettagliato ed è l'inizio del cammino. Come vedete, come dire,
L'inizio, lo start letteralmente di questo percorso è motivato è un atto di volontà e di consegna. Non è Gesù che viene tradito e consegnato, è Gesù che nella sua volontà d'amore si consegna, consegnando questo boccone a Giuda. Da qua inizia il processo della salvezza, da qui si inaugura l'ora della salvezza. Ecco perché, carissimi amici, in questo testo evangelico troviamo in un modo imprevedibile un testo sulla glorificazione di Gesù. Ve lo rileggo. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Carissimi, in un versetto solo appare 5 volte la parola glorificazione. Quello che dovrebbe essere ai nostri occhi il momento della massima tenebra, il momento del tradimento, il momento del congedo di Giuda che esce e vagola nelle tenebre per consegnare Gesù, Gesù parla con ampiezza e profondità della glorificazione. Siamo passati dal profondo turbamento al momento della glorificazione, che coincidono. La gloria di Dio è qualcosa di estremamente pesante, carissimi amici. La gloria di Gesù. Quando Dio glorifica l'uomo, quando Dio glorifica il Figlio, non mescoliamo questo con quello che noi chiamiamo, con quella che noi chiamiamo semplice felicità superficiale, felicità, benessere o qualche cosa del genere. C'è qualche cosa che glorifica l'uomo e che in realtà lo schiaccia anche etimologicamente. Lo schiaccia un pochino e gli fa sentire tutta la sua radicale umanità, materialità, terrestrità. L'essere transitorio, l'essere piccolo, l'essere povero, questo sch essere schiacciato a terra di Gesù, che è molto simile alle situazioni di quella umanità ferita, che si trova appunto schiacciata sotto la mano non di Dio immediatamente, ma sotto la mano di coloro che sono iniqui, dell'iniquità del mondo, del mistero dell'iniquità. Dunque non confondiamo le gioie effimere con la gloria di Dio che si manifesta in questo modo duale attraverso una manifestazione, una descrizione della gloria da parte di Gesù, e così è anche per noi, contemporaneamente questo profondo turbamento che quasi annulla le risorse umane. E Pietro, che vuole seguire con tutte le sue forze, vuole difendere il Maestro con tutte le sue forze, lo farà anche estraendo la spada dal fodero. E a Pietro gli viene detto: No, tu non verrai. Sì, Signore, io verrò. No, tu non verrai. Anzi, ti ricordo una cosina, anzi, te la ricorderai e ti verrà rivelata tra poco, ed è questa: non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Come a dire: guarda che non sei migliore di coloro che se ne vanno, non sei migliore degli altri, sei forse peggiore? No, sei come gli altri, anche tu, come tutti gli altri, devi essere salvato, non ti salvi da solo. E la tua dignità sta nella mia grazia, nella mia misericordia, direbbe Gesù. Bene, carissimi amici, una grande grazia per me commentare e stare con voi in questo momento della settimana santa, il martedì santo, nella speranza di poterci risentire durante il Triduo, magari con una diretta, e commentare insieme un passaggio, magari in un momento serale più adeguato rispetto a queste prime ore del mattino, nelle quali non tutti riescono ad essere attivi, anche perché c'è il tema del lavoro, del risveglio, dei figlioli, della casa, dello studio, delle partenze, dei viaggi. Vi abbraccio insieme a tutta la comunità di Pisa, dove ora mi trovo, vedete davanti al tabernacolo tenda e dinanzi alla meravigliosa croce fiorita che durante il tempo del Covid ci ha illuminato nella settimana santa. E vorrei anche darvi il saluto di tutti i confratelli della provincia dell'Italia centrale, tutte le consorelle, le monache dell'Italia centrale, tutti i secolari
i terziari carmelitani, così forse conosciuti un po' più popolarmente, che poi sono i fratelli e le sorelle Luana, Laura, Lorenzo, che mi aiutano sempre nella pubblicazione dell'Oro del Mattino online e di tante altre notizie che trovate nei gruppi WhatsApp dell'Oro del Mattino. Vi invito a condividere sempre queste dirette fino a quando termineremo nel mese di giugno e anche se volete invitare ad avere notizie fresche di tutto l'ordine, poi non solo della nostra provincia, ad iscrivervi al gruppo WhatsApp. Potete mandare su questa pagina Facebook in privato il vostro numero di cellulare per poter essere iscritti. Facciamo una preghiera insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Vi benedica e protegga e accompagni questa settimana santa, Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, carissimi, buona giornata a tutti. Es Dios el que te...